Allora, l'evento per cartonieri sta volgendo a termine, ricordo che è la competizione che è diciamo, organizzata con Comieco, che è il consorzio che si occupa della raccolta della carta e del cartone, insieme a Irene e a tre comuni dell'Emilia. Parma, Piacenza e Reggio Emilia competono per un mese nella raccolta della carta e del cartone. E alla fine di questo mese verranno misurati sia gli incrementi in termini di quantità rispetto al mese precedente, sia anche in termini qualitativi, perché sono anche lì dei parametri in cui insomma, si capisce se la frazione conferita è più o meno sporca. È una sorta di Olimpiadi, diciamo, dove il Comune di Parma ha aderito con entusiasmo. Tutti diciamo, gli assessorati, praticamente tutti gli assessorati sono stati coinvolti, sono state fatte diverse iniziative. Cerchiamo di, diciamo, in questa ultima settimana di rilanciare con una serie di iniziative di cui poi vi parlerà l'assessore Marani, che riguardano eventi che vengono organizzati in piazza Garibaldi, sempre sul tema del recupero della carta. La cosa importante e che ci vede molto sensibili è il premio finale, che sono 30.000 euro che verranno assegnati alla città che otterrà i risultati migliori. Chiaramente noi abbiamo già individuato in la destinazione di questa cifra eventuale in progetti per l'educazione ambientale nelle scuole del comune. Comieco ci ha fatto, perché altre iniziative erano state fatte, anche quella di presentazione con una sorta di filmato che è stato realizzato dall'assessore della cultura, dove comparivano vari dipendenti, anche diversi assessori, anche il sindaco, che è stato tra l'altro divulgato sia tramite internet che tramite TV locali. E Comieco ci ha fatto i complimenti, perché ha detto che insomma, siamo stati tra le città più attive nel partecipare a questa iniziativa. E voglio ringraziare una parte diciamo, di quelli che hanno aderito a questa giornata, che si svolge sabato in piazza Garibaldi, e sono la società Ghirardi SRL, che è la società che si recupera del riciclo della carta, che ha messo a disposizione alcuni elementi che faranno parte diciamo, dell'arredamento di questa iniziativa, ovviamente tutti fabbricati in cartone e carta, e il Circolo Inzani Isomec, che prevede, diciamo, ci sono alcuni atleti che faranno una esibizione di trial bike che appartengono proprio al Circolo Inzani Isomec. Poi ci sono altre società che hanno aderito, che presteranno la loro opera ovviamente gratuitamente. Adesso passo la palla a Giovanni che di lì parte e poi vi spiega tutto il resto. Sì, sono, la nostra società che si occupa della parte dedicata ai centri giovani, che è Enjoy, con il nostro partner privato Prospettive, che si sono resi disponibili e assolutamente con entusiasmo su questa iniziativa, tutti gli operatori del centro giovani dell'Informa Giovani, e Ambrose e i ragazzi dell'Urban Dance Factory, che sono protagonisti di un'esibizione di artistica di danza durante il pomeriggio, i ragazzi di Radio Officina, che colgo l'occasione della conferenza stampa per sponsorizzare un po'. È una radio gestita, creata, una radio web dai nostri giovani del Centro Giovani Montanara, che stiamo cercando sempre più di coinvolgere come uno strumento di diffusione delle iniziative che riguardano i giovani sul nostro territorio, e la cooperativa Terra dei Colori per il Ludobus. Quanto detto dall'assessore precedentemente di fatto è un po' riassunto più sul tecnico. C'è il telefono che suona, mi sono scordato. Arrivederci. Più sul discorso tecnico motivazionale di contorno. Per quanto mi riguarda, sono molto contento che la collaborazione interassessoriale sia così intensa e proficua. È vero che si tratta di un argomento, se vogliamo, marginale rispetto a un ragionamento più di obiettivo sul lungo termine di un'amministrazione, però sono anche questi piccoli interventi che possono cominciare a dare dei piccoli segnali di un'amministrazione che tra i vari settori dialoga e che li rende protagonisti delle sfide importanti. Uno di questi sono i grandi temi come l'ambiente, piuttosto che un domani la sicurezza, eccetera, eccetera. Cioè l'essere coinvolti tutti quanti su un unico obiettivo
penso sia un bel segnale da dare alla città. Per quanto riguarda la parte dei giovani, si è sembrato giusto dare loro spazio e inserirli con questo momento conclusivo. Con la parte di trial bike siamo impegnati sulla promozione anche di questi sport non convenzionali. Abbiamo già fatto insieme alla WISP un bel evento sugli sport di strada quest'autunno, all'inizio dell'autunno, e intendiamo proseguire per dare visibilità proprio mettendoli anche al centro di piazze importanti come Piazza Garibaldi. Il Ludobus è una realtà conosciuta da tutta Parma, sono il nostro fiore all'occhiello, sono animazioni itineranti, diciamo, che si muove all'interno dei quartieri, che fa un ottimo lavoro di coesione sociale, di, anche se vogliamo per certi aspetti, democrazia dal basso e comunque di intrattenimento per i più piccoli. E poi c'è questa attività del flash mob, questo è un po' che ci stiamo lavorando, stiamo trasmettendo attraverso gli strumenti informatici Facebook, piuttosto che le nostre banche dati Informa Giovani, Archivio Giovani Artisti, eccetera eccetera, informazioni. Stiamo un po' creando l'aspettativa e oggi finalmente abbiamo, diciamo, il luogo e l'ora, Piazza Garibaldi, dalle 16.30 alle 18.30. Siete tutti invitati a contribuire con un foglio di carta piuttosto che un cartone o l'imballo del vostro nuovo mobile IKEA per contribuire significativamente alla raccolta. Quindi vi aspettiamo tutti. Sì, una cosa che una nota a margine di questo è che la competizione dura un mese, ma viene fatta ogni anno da Comieco e in varie città d'Italia, ogni anno si cambia. I risultati che si ottengono sono comunque stabili anche nel tempo, nel senso che c'è un picco di raccolta nel mese ovviamente della competizione, ma poi è stato notato che la quantità e anche la qualità della raccolta della carta migliora comunque rispetto al periodo precedente, quindi viene mantenuta, diciamo, si abbassa un pochino, ma rimane più alta di quella che era il periodo precedente. Quindi insomma è un tema molto, a cui siamo molto sensibili, ma su cui vogliamo sensibilizzare molto anche i cittadini, perché come nel discorso della raccolta differenziata si dice che insomma, noi paghiamo, quindi il servizio deve essere fatto così. Proprio per questo noi chiediamo che la raccolta differenziata venga spinta, proprio per abbassare quelli che sono i costi di smaltimento, perché se noi non differenziamo andiamo a smaltimento con dei costi molto alti, come è noto qui nel comune, nella provincia di Parma. Grazie mille, arrivederci. Sono domande? Ma non credo. I dati sull'aumento nel periodo dell'iniziativa e poi della stabilizzazione nel periodo successivo sono quel 30% e 15% che c'è sul sito UNECO. Cioè, risulta che siano anche i dati lì, ma adesso sui dati attuali non abbiamo nessun feedback, perché non vengono forniti prima della chiusura dell'iniziativa. Sono quelli, i dati statistici storici sono quelli lì. E, però i dati attuali sono ancora da rilevare, credo. Quindi non esiste una classifica parziale, non c'è possibile sapere di testa. Abbiamo provato a chiedere. Abbiamo provato a chiedere, ma niente da fare. Ci hanno solo detto che siamo stati molto bravi a promuovere l'iniziativa e a trasmetterla sulla città. Questo sì. Quanti sono per noi i cittadini coinvolti dell'iniziativa? Vabbè, tutto il comune. Tutto il comune. Sono in totale, sono credo 460.000, cioè tutti i tre comuni sono 460.000 abitanti, mi pare. Un ordine di grandezza comunque quello lì. Chiaro che poi l'incremento viene fatto pro capite, non è in valore assoluto. Grazie.